effettuare l'innesco doppio del cannolicchio abbiamo bisogno di un ago innescatore doppio, un ago da innesco per AmiBic, un buon filo elastico molto sottile e un coltellino per aprire i cannolicchi. Sgusciamo i cannolicchi con delicatezza, esattamente come si fa per le cozze, lasciandoli più intatti possibile per il nostro innesco. Un'esca intatta, con un amo ben visibile, ha molte più probabilità di successo di un'esca buttata in mare senza cura. Effettuiamo lo stesso procedimento con il secondo cannolicchio. Infiliamo il cannolicchio più grosso nell'ago innescatore singolo. Poi procediamo ad inserire anche l'innescatore doppio nello stesso cannolicchio. Lascia un like per supportare il nostro lavoro e iscriviti al canale. Inseriamo il secondo cannolicchio nell'ago doppio facendo combaciare i due cannolicchi. Iniziamo ad unire le due esche con il filo elastico cercando di avere la massima accortezza. Guarda questo video fino alla fine e dimmi se anche tu usi questa tecnica per fermare l'esca. Eseguiamo diversi giri in senso orario senza imprimere troppa forza. Ripassiamo con un altro pezzo di filo, facendo sovrapporre le spire per imprimere più resistenza all'esca. Infine, basterà spezzare il filo elastico senza il bisogno di nessuna particolare legatura per far mantenere l'innesco compatto. Una volta effettuati i giri necessari ad accoppiare le due esche, procediamo sfilando l'innescatore doppio, lasciando solo il singolo ago, che ci permetterà l'innesco all'amo. Puntiamo l'amo sull'ago innescatore e facciamo scorrere l'intero innesco fino ad arrivare all'amo. Aggiustiamo i due piedi del cannolicchio sull'amo in modo che quando il pesce noti l'innesco vada a mangiare dalla parte giusta rimanendo all'amato. Accompagniamo con le dita il ferma esca e fermiamo il tutto con uno stopperino. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i nostri preziosi consigli. A presto su Pesca in Mare!